Buongiorno a tutti. Il titolo di questo bando era Nuove tecnologie digitali per la produzione di arte drammatica, la figura del tecnologo di sintesi scenica. Il responsabile scientifico è il professor Massimo Bergamasco dell'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'assegnista in questo caso è appunto Marina Tanaka. Io sono Chiara Evangelista, che sostituisco il professore nella presentazione in questa presentazione. Diciamo, il tema principale di questo assegno era proprio la creazione di un tecnologo di sintesi scenica. Tramite un percorso di formazione applicata che univa competenze appunto umanistiche, artistiche, scientifiche, informatiche, e in modo da utilizzare poi quelli che sono nuove tecnologie di ambienti virtuali, grafica, diciamo, avanzata, robotica, all'interno appunto delle performance teatrali. Gli enti coinvolti appunto sono, come ho accennato, l'Istituto di Intelligenza Meccanica, che da anni lavora nell'ambito della robotica e della visualizzazione immersiva, la Fondazione del Teatro della Toscana con il responsabile scientifico, il dottor Guadagni, e la tutor che ha seguito la dottoressa Tanaka nel percorso all'interno della fondazione, che è la dottoressa Claudia Filippeschi, che dovrebbe essere anche presente in sala, che se invito anche se vuole intervenire durante la presentazione o a seguito della presentazione, per anche lei dare il contributo della visione di questo percorso fatto da Marina all'interno della fondazione. E l'altro ente culturale con cui appunto è stata attiva la collaborazione era il Centro Culturale del Teatro, sotto la direzione del maestro Pietro Bartolini. Una breve premessa per quanto riguarda la virtual reality per il teatro è una, diciamo, sono, scorro velocemente queste immagini giusto per inquadrare la tematica, che sono temi che il laboratorio ha portato avanti già da anni in collaborazione proprio con il maestro Bartolini all'interno del loro gruppo teatrale, e nel quale già Marina, la dottoressa Tanaka, aveva avuto modo di partecipare e dare contributi inerenti a questo al tema, appunto, Professionista, mi poi scusi se la interverrà un po' per interrompo. e fra le varie Posso attività. interromperla? Un Sì. attimo. Sulle slide noi vediamo un box rosso che ci impedisce la visione. Scusate, ma non so da dove. Proviamo a riaprire. Eccoci, adesso è tolto. Mi sentite? Sì, Sì, adesso non c'è più, adesso. grazie. Va bene. Altre appunto attività svolte nell'ambito della didattica teatrale sono state sperimentazioni inerenti a come ambientazioni sonore create appunto dalla dottoressa Marina Tanaka interagivano con la parte di movimento e di interazione degli attori all'interno dello spazio teatrale. Adesso lascio la parola a Marina, che racconterà appunto il percorso che ha fatto. L'unica cosa che voglio aggiungere, anche per noi c'è stato, come è stato detto nel primo intervento,
un po' un cambio di programmi nelle attività che abbiamo dovuto riconfigurare proprio dovute al Covid e dovute al fatto che non c'è stato in questi 2 anni la possibilità di fare effettivamente delle operazioni di interventi all'interno di realizzazioni di produzioni teatrali. Lascio la parola a Marina Caracatini. Grazie per questa occasione. Sono Marina Tanaka. Questo assegno di ricerca mi serviva anche per crescere come ricercatrice nell'ambiente del teatro. Ora sono dottoranda di Università di Bologna nella facoltà di arte performative e questo. La mia tema è la drammaturgia di nuova media, quindi mi serviva per continuare questa ricerca, quindi la ringrazio molto. E così parlerò cosa abbiamo sviluppato nei questi 2 anni su 3 punti. Una è con la Scuola Superiore Sant'Anna, lo sviluppo della tecnologia con tante sperimentazioni con robotica, perché di solito quando la tecnologia nuova siamo noi, il funzionamento come realtà virtuale oppure anche lo spazio immersivo per capire il funzionamento come linguaggio espressivo ci vuole fare sperimentazione e poi dopo si fa analisi sulla parte percezione umana per capire se funziona come un livello di linguaggio espressivo. E la seconda ho fatto indagato con ente Fondazione Teatrale Toscana e ho fatto analisi con il rapporto fra teatro convenzionale e teatro la tecnologia nuova, quindi con dottoressa Claudia Filippeschi ho avuto occasione di imparare direttamente dai scenografi, illuminotecnici, macchinisti, eccetera. E poi la terza parte è con partner di Teatro Valtori, Accademia Teatrale di Firenze con Maestro Bartolini. Sono riuscita a di qui ho indagato con come si può applicare come pedagogia con i sound che abbiamo creato con digitalizzazione. E un po' ritorno allo slide. Scusi. Allora, qui nel laboratorio di Sant'Anna abbiamo fatto sperimentazione con dei microfoni binaurali. Abbiamo catturato i suoni che percepisce il robot e qui interagiscono fra robot e persone, la visione del robot. Così qui nuova tecnologia dentro realtà virtuale, come si può creare nuovi. Nuovo teatro.
Questi sono video che abbiamo fatto con 360 gradi così. E poi questa è la parte di Fondazione Teatrale di Toscana. Anche teatro all'italiana ora sta provando di utilizzare la nuova tecnologia, anche nuovi luci, quindi questa cosa con computer come si gestisce, ho analizzato, ho fatto anche in pratica come funziona, ho imparato come si crea ambiente immersiva. E poi una parte è la parte tradizionale, questi sono macchine che fanno rumori dei tuoni dei secoli fa, e così ho imparato anche questa fase, anche per utilizzare nuova tecnologia, ma considerando la parte storica. E poi per applicare i suoni digitalizzati, l'importanza è anche la relazione con teatro all'italiana, la parte architettonica. Qui con dottoressa Claudia Filippeschi ho imparato anche la parte architettonica e poi c'è isoacustico, funziona, i suoni tornano sempre la stessa parte, gli spettatori percepiscono tutti uguali anche se dove si siede e poi il soffitto è fatto dal legno anche. Sottoterra è fatta da legno, teatro in sé sono come gli strumenti, ma come si può applicare il suono nel futuro? Così ho imparato queste cose. E poi c'era una parte di turista, macchinisti e illuminotecnici. E poi la terza parte è con partner Centro Culturale di Teatro. Ho realizzato workshop con gli studenti attori per creare una scenografia sonora. Ok, Minuti. quindi ho provato di fare questo per applicare per la pedagogia e poi alla fine abbiamo fatto lo spettacolo finale Sara dell'Armi Palazzo Vecchio d'Ancste. E Sì, concludiamo. diciamo che quindi appunto in questo percorso la dottoressa Marina Tanaka ha avuto modo di approfondire con i singoli partner, diciamo, la parte di studio e conoscenza inerente le necessità che ognuno aveva nell'ambito del proprio spazio e la parte appunto di studio fatta all'interno dell'Istituto di Intelligenza Meccanica unita a queste conoscenze ha permesso a Marina di elaborare e sperimentare questi nuovi linguaggi che ora sono tuttora tema del suo studio. Appunto, per portare nuove mo modalità espressive nell'ambiente teatrale, attraverso tecnologie, attraverso soprattutto appunto la parte della architetture sonore e questa è la conclusione di questo percorso. Bene, grazie, grazie mille.